Buongiorno, mi chiamo Giancarlo, vivo e lavoro a Milano, mi occupo di restauro di opere d'arte, quindi sono un artigiano. Sono venuto a conoscenza di Alice for Children tramite mia moglie Federica, che 5 anni fa fu contattata da un'amica comune, sua ex collega, che con grande sorpresa aveva vinto tramite un'estrazione la possibilità di partecipare a un viaggio in Kenya finalizzato alla conoscenza della sua ragazzina in adozione a distanza che stava appunto nella Alice Village di Nairobi. L'anno scorso ho deciso anch'io di partecipare a questa incredibile esperienza e iniziativa per volta ad aiutare una persona o più persone che vivono nel continente africano, nello specifico Nairobi. Ho deciso quindi di scendere con Federica a Nairobi l'anno scorso, appena ho adottato un ragazzino fantastico che si chiama Roshua, e ho avuto questa possibilità perché Alice dà la possibilità ai genitori a distanza di conoscere i ragazzi che si adottano e che si mantengono agli studi e che soprattutto si aiutano anche nell'alimentazione. La povertà è diffusa soprattutto negli slum di Nairobi, ma anche al sud del Kenya, dove l'Oroshua vive perché è un ragazzo Maasai e dove studia in una scuolina supportata dal progetto di Alice, che ha dell'incredibile. Si trova a confine con la Tanzania. Siamo scesi quindi di nuovo con mia moglie autunno dell'anno scorso e l'esperienza è un'esperienza unica. Con un viaggio che ha dell'incredibile ma è meraviglioso, siamo scesi al sud del Kenya per conoscere l'Orosho, il mio ragazzino, che posso così portare con orgoglio a vostra conoscenza, seppur solo con le parole, perché è una persona molto intelligente che merita di studiare, merita di poter vivere e non sopravvivere in quel territorio. Ho conosciuto anche la mamma di Loroshua che mi ha atteso tutto il giorno all'ombra di un albero nella savana, vestita di giallo, meravigliosa nei suoi gioielli tradizionali Masai, e mi ha donato un gioiello per ringraziarmi di ciò che potevo fare per suo figlio, per l'opportunità data. La conoscenza con l'Oroshua è stata una conoscenza seppur rapida e rapinosa, ma molto importante perché ci siamo guardati negli occhi, perché ho guardato negli occhi la sua mamma e perché ho saputo della sua storia, la totale mancanza di una figura paterna e le figure di riferimento maschili sono comunque carenti in alcuni villaggi Masai, vuoi perché la vita è molto difficile, vuoi perché si allontanano dal luogo d'origine, perché vanno a cercare lavoro, vanno a cercare fortuna nella città, e la città è in Nairobi, vuoi perché si perdono lungo il loro percorso. Quindi avere per loro cioè un padre adottivo a distanza, seppur a lunga distanza, lontanissimo, è molto importante. Molto più di quanto possa essere importante per me avere l'Oroshua, perché sono contento, sono molto soddisfatto e ti senti molto appagato in questa avventura. Ma è lui che mi ha ringraziato, è la sua madre che mi ha ringraziato, in quanto le orme da calcare nel terreno così polveroso della savana sono troppe, sono tantissime, spesso ti allontanano da una via, da una direzione. E forse le mie orme possono essere più importanti di quelle di qualcun altro. Magari mi pecco di presunzione, però sono sicuro che anche le lettere che ci scambiamo, i piccoli video messaggi, sono importanti per lui. Lo capisco perché l'ho sentito di persona, l'ho tenuto per mano, spero di poterlo fare ancora a lungo.